Oggi vi faccio vedere un altro metodo per colorare l'acqua a caldo. Per chi non ha visto l'altro metodo, vi lascio sotto il link del video. Questo metodo si può fare sia con gli stickers, sia senza stickers. Allora, iniziamo da quello con gli sticker. Io ho scelto questo stampo qui e questo sticker. Lo vado a mettere nello stampo. Eccolo qui. Poi andiamo a mettere i glitter. Io ho scelto questi. Eccoli qui. Poi andiamo a mettere uno strato sottile di colla. E poi lasciamo un po' asciugare. Mentre questa si asciuga, facciamo questa senza sticker. Allora, mettiamo i glitter. Io metterò questi. E poi andiamo a usare questo qua, che è un gessetto. Vanno bene anche quelli per lavagna, se non li avete questi qua. E ne grattiamo un po' nello stampo. E poi andiamo a mettere la colla. Dopo aver messo la colla andiamo a girare con qualcosa, mescolare da qui e lo lasciamo asciugare. Poi riprendiamo questa quando ancora non è del tutto asciutta e andiamo a metterci anche qua il gessetto. Userò questo arancione. Andiamo a mettere la colla. E poi andiamo a mischiare. Poi lasciamo asciugare. Le creazioni si sono asciugate e adesso le andiamo a scoprire. Iniziamo da questo, che è quello semplice, solamente con i glitter.
eccolo qui. Come vedete, c'è tutto il colore insieme appunto ai glitter. Purtroppo questo stampo è opaco, quindi non si vede molto bene. Ovviamente qui è tutto da tagliare e aggiustare. Passiamo a quello con lo stickers, che sinceramente mi preoccupa un po', perché lo stickers si era tipo un po' alzato. Quindi vediamo. Ok. Bellissimo! È bellissimo! Wow! Come vedete, ci sono tutti i glitter, si vedono, e poi c'è il colore, che abbiamo usato l'arancione. Mi piace tantissimo. Ok, fatemi sapere se vi piace questo metodo. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, iscrivetevi e mettete like. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!